Ora sì che sono un vero biker. Già puzzo, perfetto. Signori, benvenuti in questo nuovo video, primo giro con le gomme nuove. Obiettivo di oggi è semplicemente togliere la cera. Infatti abbiamo anche un pespista con noi che ci farà compagnia. Tanto il ritmo non sarà molto elevato. Molto elevato. La destinazione? Col dell'Isso, più Val di Susa, ne? Val di Susa, meno nu. Dai, adesso prepariamo tutto e ci cavigliamo e ci vediamo poi direttamente in sella. Benvenuti in questo nuovo fottutissimo video. Ignoranza è di base. Siamo un gruppo, io, mio fratello con lo Z, Ale col GSR, da con la Vespa 300. Dietro di me c'è un ragazzo con l'R1 Big Bang del 2014, conosciuto 5 minuti fa su Facebook e si è aggregato. Bene, mi piacciono queste persone che già si improvvisano così. Ho il problema delle gomme nuove, quindi sono tutte cerate. Ogni curva mi dà una sensazione brutta di scivolare. Cioè, eri già vicino a grattare il cavalletto. Però sai che è comodo in città? Paura sarà. Io non ci credo. Occhio, piano che abbiamo la cera. Piano che abbiamo la cera. Ma porco. Allora, io ho appena ritrovato loro due e avevo la telecamera spenta. Abbiamo perso gli altri due. Più o meno, eh. Oh no, stava scivolando anche qua. Cammina, eh. Oh, che faceva? Avevi visto? Sono in sostretto, faccio fatica a tacci. Era proprio... Oh sì, che aria fresca. Profumo solo di benzina da sto Big Bang che abbiamo davanti, però... Ma c'era una cascata della Madonna di là. Ma mica, ma è una strada di merda. Ma è una strada di merda, Vespa veramente. Bella sta strada. Bella, bravo Ale. Bravo Ale. Bravo Ale. Bella la strada. Ciao, bravo, bravo. Grazie Ale. Grazie di esistere. Era lui che doveva andare dritto questa volta. Sai che è quello che si è divertito di più di tutti, Isa. Che a me le serve, ma sparato. Anche a me è rotonda. Allora l'hai tolta sta cera, che eri tutto impanicato. Ha scivolato un paio di volte. Ale, tutto bene? Io volevo la birra. Ah, infatti mi sembra strano. Pausa effettuata con successo. Adesso siamo pronti a ripartire. Verso dove? Non lo so. Penso che andremo nella parte opposta. Continuiamo il passo. Siamo in quel di più. Questo è il Col dell'Is, ma non è consigliato. Che panorama, raga! Very nice! La rietta si è rinfrescata parecchio, stiamo partendo per andare veramente verso View. Siamo in mezzo ai boschi e non ho tolto il filtro alla telecamera, quindi è probabile che vedrete molto scuro. Ma va! Oh, wow! Bello sto serpentino, però continuo a ribadire che è una strada da mototuristiche. Guarda quanto è rotta. O da supermotard. No, ma io non vedo un cazzo. Ah. Wow. Ma che figata è sto posto. Stiamo pulendo bene le gomme. Devo dire che l'asfalto non aiuta perché è abbastanza rovinato, umido, ci sono pozzanghere. Però mi ci sto trovando abbastanza bene. Mi danno quella sensazione di sicurezza. Aspettate un attimo. Oh, e quanto andate forte!
E le sento che comunque ci sono. Sono abbastanza pulite, solo quando, sai, aumenti un po' l'angolo di piega. Eccolo. Ti dà quella sensazione di scivolare. Ma alzano solo polvere. Cioè ogni volta che apro il visore mi entra qualcosa nell'occhio. Incredibles. Briciolino, briciolino, briciolino. Io ho l'abitudine, raga, a pinzare anche quando sono a moto piegata. Vedi, entro in curva a moto piegata fino quasi a punto di corda con i freni anteriori in mano. E devo dire che queste gomme si stanno comportando bene. Stavo divertendo a fare zig zag, eh? Se lo merita, applauso, cazzo. Mi è andata vuoto già da un po', e tenevo pompato sempre per tenerlo pompato. Poi a un certo punto ho detto basta, perché sennò ti faccio male. È proprio bravo, bravo. Io non ho detto che ci stava davanti con un respiro. Ma voglio. No, minchia, ho visto lui in curva, poi a un certo punto fa così, ho detto boh, stava scivolando. No, minchia, ha passato tanto. Beh, ma da primo è difficile, io non la conosco la strada. Ma infatti per quello doppiamente bravo, perché da primo guarda che io con loro davanti perfetto ero. Ma veramente hai i controlli? Certo, è serio. Vai, prego, prego. Io non riesco a concentrarmi. Guarda che mi viene troppo da ridere. È pazzesco, raga, cazzo. Sei andato sull'erba! L'ho visto nello specchietto male, raga, sull'erba! Off-road per lui! Incredibile! 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 L'ha fatto! L'ha fatto! Adesso sento finalmente le gomme. Forte l'attacco! Incrocialo! Incrociala! La incrociata! Chi vince in Qatar? Chi vince? Perché? Perché la strada era sporchissima. Sì, anche a me mi è scivolato un po' di volte. Abbiamo fatto piccola sosta, penso che sia anche l'ultima praticamente dove abbiamo fatto la prima, perché è stato un su e giù. Perché quando siamo arrivati dall'altra parte, se no ci dovevamo fare un'ora e mezza di strade completamente dritte. Allora sai che c'è? Sfruttiamo sto vespino. Un'altra cosa figa di queste gomme è che quando sono fredde, cioè proprio te lo comunicano. Senti che è dura da buttare giù, che non devi usare, cioè te lo comunicano loro. Pure io a seguire a te, lunghi, pinzata da moto piegata, le gomme si sono comportate egregiamente. Il palo, fratellino, lasciamolo dov'è. Gioco. Pazzo Ale è diventato prudente da un giorno all'altro, non me l'aspettavo. Però amico mio, senti che odore fa sta corolla, per favore.
Madonna quanto gira sta curva. Dai che mi si scusa. Ok, parole tue. Dai che mi si surriscalda la bimba. Sei comodo? Ok raga, è finito il pezzo di curve. Adesso ci facciamo tutta la strada dritta per tornare verso casa. Parliamo di una mezz'oretta di tragitto. Ne ho di più io di te, fidati. No, no. Di guida. No, di motore. Facciamo una scommessa, cioè, andiamo in pista. Chi arriva prima? Cosa vuoi? Da me, mio fratello, io vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video, o settimana prossima, o direttamente nei commenti. E non dimenticare anche Instagram, dado_94. Boom.